amici appassionati di tecnologia, ma soprattutto amici appassionati della pulizia della casa. Ben ritrovati qua sul mio canale. Oggi sono in compagnia di un super oggetto tecnologico, una scopa che rivoluzionerà il vostro modo di pensare la pulizia della casa, perché lei, Roborock Dyad, riesce a aspirare e a pulire sia la parte più solida che la parte liquida. Ha due serbatoi, uno per l'acqua buona, uno per l'acqua bleh, l'acqua che va svuotata manualmente, ma è autopulente. Ci sono tante cose da dire, è un oggetto super tecnologico. Prima di iniziare con la recensione, volevo ringraziare i miei amici di Tech Today che hanno reso possibile questo video. Se avete domande, curiosità, volete approfondimenti su tutto il mondo della tecnologia, vi invito a consultare il loro sito, veramente ben fatto. E allora ragazzi, si può partire con la recensione di lei, della Roborock Dyad. Partiamo a bomba con la confezione di vendita. Roborock Dyad, eccola qua, una bella scatola gigantesca. Dietro troviamo tutte le indicazioni per illustrarvi un po' quello che sarà il prodotto. C'è anche una comoda maniglia, un caricatore che servirà per alimentare la batteria integrata, una batteria che vi porterà almeno a 30 minuti di pulizia, già ve lo dico. Uno scopettone che sembra un po' lo scopettone del bagno, volgarmente parlando, in realtà serve per eliminare, senza stare troppo vicino, mano sporco, quindi una certa distanza, e poi all'occorrenza diventa anche una sorta di coltellino svizzero per togliere le impurità più resistenti. C'è anche un filtro di ricambio, oltre alla manualistica, una bella paccata di scritte che ovviamente non serviranno, perché vi spiegherò tutto io in questa recensione. Come accessorio, ok, adesso vi faccio vedere la scopa, che si adagia su qualsiasi superficie con questo stand, in modo tale che sarà più facile per voi, perché è abbastanza pesante, quindi sarà necessario metterla in questa posizione per andare a svuotare magari la bacinella, o a riempire la bacinella dell'acqua pulita, o che ne so, magari a togliere la bacinella dell'acqua sporca. Quindi questo stand per voi sarà fondamentale. Sempre in dotazione, due parti che si uniscono insieme. Questo è, diciamo, la base della Roborock Dyad, con un supportino. Dietro a questo supportino abbiamo l'inserimento del jack che va a caricare la batteria, quindi andremo a unire queste due componenti e otterremo una basetta di ricarica. Qua avverrà anche lo svuotamento automatico della scopa. Sempre sulla sinistra avremo la possibilità di appoggiare lo scopettone. Ma andiamo un po' a vedere come è composta questa scopa. Togliamola dallo stand e adesso vi faccio vedere questi tre rulli che sono, diciamo, l'anima, il cuore della Roborock Dyad. Uno più grande, due laterali, leggermente più lunghi, pensati per arrivare proprio filo al vostro muro. Quindi non otterrete zone dove rimane lo sporco. Arriverete filo muro, e quindi la pulizia sarà più completa. Come si cambiano questi rulli? Beh, è facile. Oddio, la scopa un pochino è pesante, ma vabbè, vi faccio vedere che per rimuovere quello anteriore basterà togliere questo coperchietto, e quindi poi si va a sfilare questo primo rullo in questo modo qua, molto molto semplice. Per sfilare invece gli altri due, quelli più piccoli, basterà ruotare e tirare verso l'esterno. In questo modo, ecco qua, la spazzola più piccola nelle vostre mani, anche qui pronta per essere pulita o sostituita. Interessante lo snodo della scopa. È uno snodo veramente ben fatto, perché arriva un po' ovunque. Questo pezzettino qua, questa parte che va a pulire, arriva praticamente in ogni angolo, in ogni direzione, e la sua potenza di fuoco è da ben 13.000 pascal, quindi un'aspirazione
molto molto forte. Noterete che è tutto realizzato in plastica, noterete anche che abbiamo questo manico molto sottile, quindi corpo molto più grande, corpo in alto molto più sottile, ovviamente si sgancia, si riaggancia, si divide questa parte da questa. Nella parte più alta troviamo i pulsanti, un pulsante per l'accensione, un pulsante per cambiare la modalità di aspirazione, e quello più in alto, questo qua, è un pulsante per l'autosvuotamento. Sarà fondamentale quando avrete finito la vostra pulizia. Abbiamo anche un LED qua, quello che sto toccando è un LED. Se andiamo a accendere la macchina, questo LED si illumina, avrà un cerchio blu che a contatto con ambienti sporchi diventerà rosso per indicare che lì c'è del lavoro da fare. Ovviamente al centro troviamo anche l'indicatore della batteria, che dal 100% scende, ma quanto scende? È una batteria che vi consente di lavorare ininterrottamente per circa mezz'ora, quindi 30-35 minuti di autonomia, con una ricarica che impiega fino a 4 ore per essere completata. Quanta superficie può aspirare questo Roborock Diad prima che si esaurisca completamente? Beh, dichiarata fino a 280 metri quadri. Un piccolo difetto che ho notato nella costruzione di questa scopa sta in questa parte qua. Ovviamente non si poteva fare molto sottile perché i rulli, il motore, tutto il marchingegno per la pulizia e l'aspirazione necessitano di spazio, ma comunque uno spessore così non vi consentirà di entrare sotto i divani e letti se sono molto molto bassi. Vi parlo di potenza di aspirazione. Allora, come vi ho detto, abbiamo tre rulli che lavorano insieme, vanno a estrapolare dal pavimento, vanno a succhiare tutto lo sporco umido e secco e lo portano in questa bacinella qua. È una bacinella che raccoglie sia la parte più liquida sia la parte più secca, e quindi avremo la parte più secca incastrata qua in questo alveare, noccioline e chicchi che non si possono ovviamente sciogliere, quindi andrete poi a svuotare questa bacinella nel secchio dell'immondizia, mentre questa parte relativa al liquido, alla parte più liquida, ovviamente anche maleodorante perché c'è tanta sporcizia aspirata, verrà svuotata nel vostro WC. Mentre nella parte più alta troviamo la bacinella dell'acqua pulita. Una bacinella di 650 ml di capienza, mentre questa, quella più grande dello sporco, arriva fino a 850 millilitri. Figata qual è? Che se voi avete questa bacinella dell'acqua esaurita, vuota, vi dimenticate di riempirla, la Roborock Diad vi dice che manca l'acqua, quindi abbiamo anche l'assistente vocale, dice poche cose, comunque vi avverte che iniziate la pulizia senza l'acqua, vi dirà no, io non parto, devi prima riempire la bacinella dell'acqua. Per quanto riguarda invece le modalità di pulizia e aspirazione, beh, abbiamo due possibilità. Possiamo far scegliere al Roborock Diad, quindi modalità automatica, e allora vi servirà anche guardare l'arco che da blu diventa rosso, perché quando sente la Diad lo sporco si metterà in automatico a potenziare il livello di aspirazione e dell'emissione dell'acqua, mentre se utilizzerete la modalità massima, la max, l'erogazione dell'acqua sarà al massimo possibile anche nelle zone magari che non sono particolarmente sporche. Quindi a voi la scelta, ovviamente vi inciderà la batteria. Se per esempio con la modalità automatica arriverete a 35 minuti, con la modalità massima arriverete a 25. Non è tutto rose e fiori con questa Roborock Diad, perché a farmi storcere un po' il naso troviamo un peso
tanto tanto alto, soprattutto per una donna, a mio avviso, usare questa macchina con 5 kg di peso più l'acqua è forse un tantino difficoltoso. C'è da dire però che una volta attivata la Roborock Dyad è come se andasse da sola, cioè voi date una piccola spinta e i rulli marciano in avanti. Seconda criticità che ho notato, beh, senza questo stand, o comunque quando la mettete a parete, questa scopa non sta minimamente in piedi, quindi se vorrete metterla ferma dovrete usare o il cavalletto attaccato direttamente alla scopa, oppure dovrete necessariamente prendere questa vasetta, la mitica vasetta, e agganciare la scopa. Mettiamo magari questo a posto. Ecco, vedete, la scopa adesso è agganciata, sta in piedi, quindi necessaria o il cavalletto o la vasetta. E arriviamo anche al capitolo prezzo. Quanto costa tutta questa tecnologia che vi alleggerirà l'idea di pulire la casa senza usare quel mocio che spremi, rimetti l'acqua, vi sporcherete, eccetera eccetera? Questa Dyad costa 399 euro. È un prezzo che ci sta tutto, anche se ci sono coupon sconto, quindi lei spessissimo, anzi ve lo dico sempre, è in promozione intorno ai 339 euro. Poi ovviamente se avrò qualche codice sconto in più sarò lieto di fornirvelo. Tanti punti a favore: la pulizia, l'eliminazione della fatica di usare il mocio, riempirlo, il metodo più tradizionale insomma verrà abbandonato, userete questo metodo innovativo. Viene spinta in automatico da questi rulli, quindi forza e fatica vengono ridotte, e soprattutto acqua pulita, pulizia, deviazione dell'acqua sporca. Dall'acqua sporca si va veramente in un attimo al vaso e si svuota tutto. Quindi una pulizia più smart, più intelligente e più futuristica a mio avviso. Fatemi sapere quello che ne pensate, ma prima di salutarvi ringrazio di nuovo gli amici di Tech Today che hanno reso possibile la recensione di questo bellissimo oggetto. Like se vi è piaciuto stare in mia compagnia. Ci vediamo prestissimo, appassionati di shopping, tutti su Telegram e su Facebook a vedere offerte Smart Italia. C'è anche lei in promozione. Alla prossima, ciao!